Gabriele, la mia prima domanda è: che cos'è Sport Square Games e com'è nata l'idea? Allora, Sport Square Games è una startup, un'azienda che ha base a Torino e realizza dei social game, dei giochi per Facebook, internet in generale, quindi browser game e anche mobile. L'idea è nata esattamente a marzo 2011 circa, quando abbiamo presentato lo Startup Weekend. Eravamo io e Alex Carpentieri, avevamo appena finito di dare un esame all'Università degli Studi di Torino, che era un progetto sull'intelligenza artificiale che si chiamava Lunar, in cui c'era un robottino, una simulazione di un robottino che doveva andare a raccogliere delle pietre, diciamo lunari, delle pietre aliene, analizzarle e portarle, creare un percorso quindi con l'intelligenza artificiale e poi riportarle all'interno della sua casetta sulla Luna, mettiamola così. E quindi diciamo abbiamo acquisito questo know-how su questa parte di intelligenza artificiale e abbiamo deciso di sviluppare un algoritmo che permetteva di simulare delle partite sportive. Abbiamo provato questa idea, diciamo, l'idea era allo Startup Weekend, abbiamo provato l'idea che era quella di realizzare dei manageriali sportivi che si basavano su questo algoritmo per far giocare i giocatori. L'abbiamo presentata, siamo arrivati al terzo posto e da lì è iniziata l'esperienza con Soccer Square, che è stato il nostro primo gioco, che è un manageriale in cui l'utente deve gestire, diciamo, cittadella, economia, calciomercato, allenamenti dei giocatori, e poi c'è questo punto, questo algoritmo che permette la simulazione delle partite e il confronto con altri utenti in tutto il mondo, e amici, eccetera. Mi potresti dire un po' di numeri, che avete raggiunto in questi quasi 2 anni? Sì, beh, in realtà l'idea ovviamente è nata a marzo, ma poi ci abbiamo messo un pochettino prima di ingranare, di iniziare a sviluppare, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo iniziato lo sviluppo ufficiale, è iniziato ottobre 2011, con la prima versione che è stata lanciata poi a dicembre in beta. Da lì abbiamo iniziato, appunto, abbiamo messo sul mercato questa beta. C'è stata una fase di fundraising, di analisi di quello che avevamo, e in questo anno e mezzo abbiamo raggiunto circa 50.000 utenti attualmente su Soccer Square. Quindi, prima versione più seconda versione hanno registrato questi 50.000 utenti. Guardavo le statistiche prima, ce ne sono 12.736 attivi per la precisione, quindi che giocano, che hanno una squadra che entra all'interno del gioco. Quindi, diciamo, risultato discreto sotto questo punto di vista, considerando che è stato un anno principalmente di sviluppo, quello del 2012, di sviluppo della piattaforma e di sviluppo del prodotto. Non abbiamo fatto praticamente marketing, quindi quello che è uscito fuori da Soccer Square è stato principalmente con il passaparola e quindi con le condivisioni su Facebook. Avendo implementato il primo Soccer Square su Facebook, ci sono queste meccaniche virali, richiesta amicizia, condivisione di storia, eccetera, eccetera, che ci hanno permesso di raggiungere questa buona base utenza, ecco, mettiamola così. Questo è quanto. Mi racconti un po' qual è l'esperienza utente, quindi che cosa consiste il gioco e quanti ce ne saranno, perché mi hai anticipato che Soccer Square era soltanto il primo, giusto? Sì, è stato soltanto prima. Beh, l'esperienza che abbiamo intenzione di regalare agli utenti è quella appunto di, a differenza dei manageriali che ci sono in giro, in commercio, anche quelli per PC ad esempio, sono tutti molto molto testuali, quindi si ha un'esperienza di gioco che diciamo è legata molto molto al testo. Quello che abbiamo intenzione di fare noi con i nostri giochi è quello di immergere l'utente in un ambiente molto più colorato, molto più disegnato, mettiamola così. Quindi l'esperienza è quella in cui l'utente entra e si ritrova con una cittadella da poter costruire, con stadi, negozi, campi di allenamento, ospedale, eccetera, eccetera, e ogni edificio ha una particolare funzionalità all'interno del gioco. Quindi nel caso di Soccer Square c'è l'ospedale, io clicco sull'ospedale, mi si apre il lettino, i vari lettini per curare i miei giocatori. Vado sul campo d'allenamento, mi si apre il campo d'allenamento e posso allenare i miei giocatori, vado sullo stadio, posso vedere le partite, eccetera, eccetera. Vado nell'ufficio dei procuratori calcistici e posso andare sul calciomercato per fare l'offerta dei giocatori. Quindi si crea di creare questo ambiente che è real style, mettiamolo così, quindi che cerca di
come dire, imitare la realtà, appunto. E quindi, appunto, ci sono diverse funzionalità all'interno del gioco, queste qua sono quelle più utilizzate, e poi ci sono i campionati, le coppe e le Champions League, mettiamola così, in cui gli utenti vanno a competere contro amici e contro stranieri. Un'altra domanda che ti volevo chiedere, quali sono i vostri competitor e in cosa si differenzia, diciamo, la vostra tecnologia e quali sono le differenze più sostanziali, diciamo, rispetto a quello che già c'è sul mercato? Certo, sulla parte competitor abbiamo innanzitutto tutto ciò che appartiene al mercato dei social game, quindi partendo da Zynga, Wooga, Pet Society, eccetera, eccetera, sono competitors, quindi possono considerarsi competitor perché comunque vanno a prendere una fetta di utenti che anche Sportsper vorrebbe avere. Sulla parte sportiva, quindi sulla parte dei videogiochi manageriali, il più importante è quello che è arrivato probabilmente prima sul mercato, è Nordeus, che ha realizzato Top 11 Football Manager, che è un manageriale di calcio che è molto, molto, molto più improntato ad un'esperienza desktop. Quindi non è sociale, l'amicizia, diciamo, la richiesta di amicizia, eccetera, eccetera, all'interno del gioco non vengono così. Non sono così importanti, e soprattutto noi all'interno di Soccer Square, attraverso il nostro algoritmo, abbiamo inserito una componente che reputiamo fondamentale, che è la visione delle partite in 2D. Quindi l'utente può vedersi le partite, può vedersi le azioni salienti all'interno del nostro gioco, cosa che ad esempio Top 11 non ha ancora. Poi non so se lo farò o meno, però in questo momento non ha. Fondamentale della Sports Score è appunto questo algoritmo su cui ci basiamo, che ci permette di scalare i vari giochi, e quindi nel momento in cui abbiamo realizzato Soccer Square, usciremo adesso con Volley Square, che è il nostro secondo gioco, e quindi l'algoritmo permetterà di simulare delle partite di pallavolo. Allo stesso modo faremo con Basket Square, quindi potremo simulare le partite di calcio, Cricket Square, Baseball Square, Hockey Square, eccetera, Football Americano Square, che non si chiamerà Football Americano, però l'idea è quella, appunto, di utilizzare l'algoritmo che può appunto simulare partita di carattere sportivo di squadra. E ovviamente su ogni gioco faremo il nostro player, che permetterà di vedere le partite. Quindi qual è il vostro modello di business? Il modello di business è ovviamente, come tutte le aziende di social gaming, è quella legata al micropayment, quindi account premium e micropayment. Gioco gratuito, poi all'interno del gioco ci sono delle parti che sono sbloccabili, in cui l'utente deve pagare partendo da cifre minime, quindi 77 centesimi, 99 centesimi per sbloccare qualche allenamento, oppure cifre un po' più massicce, tra virgolette, quindi 10, 11, 12 euro per comprare, ad esempio, soldi all'interno del gioco, account premium che ti permette di vedere, ad esempio, le partite di lì, ti permette di migliorare l'esperienza dell'utente all'interno del gioco. E un altro livello su cui ci stiamo proprio in questi giorni stiamo parlando, perché ci stiamo spostando verso questo nuovo modello, che è quello dell'in-game advertising. Durante quest'anno di sviluppo abbiamo parlato, oltre a sviluppare, abbiamo parlato anche con diverse aziende che possono interessate a questo nuovo metodo di comunicazione, e soprattutto anche squadre di calcio, ad esempio. E quindi quello che stiamo cercando di fare è di realizzare una versione di Soccer Square in grado di essere brandizzata per qualsiasi genere di prodotto, dalla squadra di calcio, che potrà mettere il Soccer Square all'interno del proprio sito, coinvolgendo maggiormente gli utenti e quindi integrando anche la parte degli sponsor della squadra di calcio stessa, e non so, adesso non mi viene in mente nessun nome in particolare, anzi forse non posso farli in realtà, dalla pagina Facebook Fan possono far giocare i propri fan, che a volte arrivano anche milioni all'interno del gioco. E ovviamente Chiarissimo. abbiamo sviluppato una parte che sta in backend, che è un pannello di amministrazione che permette di vedere i risultati della varia campagna, quindi visualizzazioni, click fatti, eccetera, eccetera, divisa per sponsor e per squadre di calcio. Quali sono dunque le prospettive per i prossimi 6-12 mesi? 6-12 mesi, la prospettiva è realizzare
realizzare quello che ti ho appena detto, quindi quello che vogliamo fare è migliorare sotto questo punto di vista, quindi creare una versione, diciamo così, chiamiamola white label di Socrasquare in grado di soddisfare questo bisogno che abbiamo visto esistere. Uscire con un nuovo gioco che è Volley Square, che uscirà il 28 febbraio. La versione di Soccer Square prima e vedremo se Volley Square andrà anche su mobile o meno. Obiettivo in termini di utenza è di arrivare a 300.000 utenti su Soccer Square, quindi utilizzando il budget che abbiamo adesso, e a circa 100-150.000 su Volley Square entro la fine dell'anno. Va benissimo, Gabriele, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tempo e la disponibilità. Grazie a te, è stato un piacere.